Ancora una volta la rappresentazione di uno spaccato di società italiana tremendamente attuale. Le relazioni cambiano, come cambiano le relazioni attraverso internet, attraverso la vita che stiamo attraversando, che è una vita con tanti aspetti di solitudine da parte nostra, perché ce la siamo scelta noi, quella di stare davanti a sempre con l'occhio davanti allo smartphone, all'iPad o al computer, insomma. E cambiano molte cose, però alla fine del film, secondo me, poi l'aspetto umano, quello vero, è quello che vince realmente, ecco. È un film, insomma, che secondo me indaga abbastanza bene su quelli che sono gli umori delle relazioni oggi. È un tema anche un po' della solitudine che stiamo vivendo un po' tutti quanti. Però il film è un film brillante, divertente, quindi questi incontri in applicazione, un'applicazione mi metterà lei nel mio telefonino, mi spingerà a rimettermi in gioco, in pista, dopo aver ricevuto una bella botta da mia moglie che dopo 25 anni di matrimonio mi dice che si è innamorata di un'altra persona e che è addirittura la mia commessa del negozio, quindi massimo della tragedia non poteva succedere. Però questa nuova commessa che si presenterà al negozio, insomma, che non parla l'inglese, non parla il francese, non ha grandi titoli, eccetera. Però ha un grande pregio, quello di avere la capacità di capire quali sono gli errori che ha commesso quest'uomo e quali consigli dargli. E io mi affido in qualche modo all'irruenza di questa ragazza che mi farà fare un giro in questo mondo, sì, delle applicazioni, però mi dà anche tante. Beh, mi dà anche delle idee, delle cose come affrontare meglio la vita da single, per non essere più single. Però come lei aiuterà me, sono io che aiuterò molto lei, perché anche lei ha tanti problemi diversi dai miei alle spalle, e quindi è anche una bellissima storia di amicizia. E come è stato? È stato bellissimo. Comunque Carlo, eccolo qui, ha 40 anni di carriera, insomma un mito, ha fatto tantissimi personaggi, ha dato voce a tantissime persone, un uomo che racconta ancora oggi, dopo 40 anni, una realtà, un'attualità, con una visione comica, malinconica, poetica. Ci sta tanto dentro i film di Carlo e io sono stata onorata a lavorare con lui. Il cinema italiano ha attraversato un momento difficile, sembra in parte superato. Ma molto, molto in parte, in verità è un momento difficile, abbiamo troppi film che escono in pochissimi mesi, perché poi in Italia abbiamo 8 mesi di vera programmazione, e quindi purtroppo ci sono troppi film che escono nello stesso weekend ed è un grande problema. Quindi il mercato oggi come oggi non è semplicissimo, e anche dal punto di vista della produzione di film italiani troppi pochi film riescono a raggiungere un grande pubblico, anche questo è un altro problema. La sua famiglia è una famiglia che si occupa di produzione da 3 generazioni, ma oggi cosa serve per riuscire a sconfiggere questa crisi che sembra non voler passare? Secondo me serve un'attenta scrittura, ci sono troppi pochi sceneggiatori che riescono a scrivere delle sceneggiature di qualità, vediamo film che non convincono il pubblico a uscire di casa e venire al cinema. E spesso e volentieri, a volte per le tematiche che sono raccontate o soprattutto come sono raccontate, questo è anche un problema che non convince spesso il pubblico a scegliere un film italiano o a preferirlo a un film americano. Un filo indissolubile la lega a Carlo Verdone già da più di 10 anni. Sì, con Carlo sono tantissimi anni con cui collaboriamo, mio padre ha cominciato un'esclusiva con lui tantissimi anni fa, sono passati 14 anni. Siamo riusciti a mettere insieme un sacco di film che probabilmente resteranno nella storia del cinema italiano. Poi Carlo, insomma, è uno veramente degli ultimi grandi autori della commedia italiana che da 40 anni continuano ad avere successo, quindi speriamo che anche questo film possa essere un grande successo.